Buongiorno, siamo collegati con il senatore Andrea Cangini, che è il segretario della Commissione Cultura e Istruzione del Senato e che soprattutto in questo mese ha avuto il compito di fare da relatore al Senato al provvedimento di legge più discusso di queste ultime settimane, cioè la conversione in legge del decreto 36. Allora, senta, come prima cosa, senatore, ci faccia una sintesi molto rapida di quali sono le cose principali che stanno dentro questo decreto e perché secondo lei questo decreto può davvero dare un contributo al miglioramento del nostro sistema scolastico. Intanto la notizia è che, per quanto qualcuno potrebbe non essere di questo parere, il Parlamento ha una funzione, ha un'utilità, il Senato ha largamente migliorato il decreto scritto dal Ministero dell'Istruzione, approvato dal Consiglio dei Ministri, che era un buon decreto, ma aveva delle grosse carenze. Molte di queste carenze sono state corrette. Per esempio, io considero inconcepibile che una riforma importante che afferisce a un settore che tutti quanti giudichiamo strategico, la scuola, non fosse finanziata, o peggio, era finanziata sottraendo risorse al comparto scuola, per esempio, di fatto abolendo la carta docente. Su questo ci siamo letteralmente impuntati e dopo un confronto abbastanza aspro, ma diciamo franco, con il governo abbiamo ottenuto che la carta docente non verrà toccata, è stato costituito un fondo per finanziare la formazione dei docenti, abbiamo ottenuto che i risparmi dovuti alla denatalità vengano interamente investiti nel comparto scuola e questa mi pare un'ottima cosa. Mi dica una cosa, sul reclutamento, che cosa c'è secondo lei di importante che lei vuole sottolineare, che pensa che sia davvero rilevante da mettere in evidenza? Beh, insomma, siamo riusciti, credo, nei limiti di margini molto ristretti nei quali ci siamo dovuti muovere, a tenere in equilibrio le esigenze del precariato storico, che a torto, a mio avviso, viene considerato quasi abusivo. Insomma, c'è una corrente di pensiero, che vorrebbe spazzarlo via come se avesse esercitato abusivamente la professione. La verità è che, si tratta di docenti che esercitano questo mestiere molto spesso da anni, per anni, e la colpa di eventuale difficoltà dell'immissione in ruolo non è certo loro, ma è dei governi che si sono succeduti nel tempo, cambiando sistematicamente le regole del gioco. Quindi ci sono dei diritti acquisiti che vengono garantiti e che debbono essere garantiti, tenendoli in equilibrio, e questo è stato il nostro sforzo, con i diritti dei neolaureati con vocazione all'insegnamento. Perché è bene anche rinforzare il corpo docente, ringiovanirlo e fare in modo il più possibile che la professione di insegnante riguadagni quel credito sociale che purtroppo ha perso. E per questo ci sono tutta una serie di norme che vanno nella direzione della valorizzazione del merito individuale, della formazione continua, perché è un mestiere che richiede un continuo aggiornamento. Io ho l'impressione che siamo riusciti a tenere in equilibrio queste due esigenze ed è per questo che, non senza fatica, ma insomma, considero fondamentale il ruolo svolto dal Senato della Repubblica e le dico la verità, mai si era visto, ma mai si era visto in questa legislatura, perlomeno. Partiti, gruppi politici così diversi come diverse la maggioranza che sostiene questo governo, lavorare con serietà, determinazione, competenze, se senza nessun tipo di esibizionismo o di demagogia, semplicemente con l'obiettivo di migliorare un testo nei limiti del possibile. Questo è accaduto. Senta, senatore, però lei nella presentazione del provvedimento e poi anche nel corso del dibattito, lei ci ha tenuto molto anche a sottolineare alcuni problemi di metodo. Metodo che riguarda non soltanto il rapporto fra maggioranza e governo, ma anche fra maggioranza, governo e, diciamo, la burocrazia statale, cioè l'apparato amministrativo. Lei ha detto delle cose molto forti, ma anche molto interessanti.
In sintesi, qual è il suo pensiero su questo punto? Beh, ci sono due livelli problematici che attengono alla possibilità che il Parlamento svolga quella funzione costituzionale che gli è propria, cioè fare le leggi. Uno, e non nasce oggi, va avanti da alcuni decenni, la tendenza degli esecutivi, dei governi, ad abusare della questione di fiducia, ad abusare della decretazione d'urgenza, a comprimere i tempi e i modi in cui, all'interno dei quali le Camere possono svolgere la loro funzione. E questo è un limite oggettivo. A questo limite si aggiunge lo strapotere degli apparati tecnico-amministrativi contabili che in teoria dovrebbero essere di supporto alla politica e ai governi, ma che molto spesso si sostituiscono alla politica e ai governi e in alcuni casi hanno una loro politica che però, diciamo così, non è legittimata da un voto di fiducia per quanto riguarda i ministri o un'elezione democratica per quanto riguarda i parlamentari. Queste sono cose che noi sappiamo perché abbiamo sufficiente uso di mondo e che non nascono oggi. Io la prima volta che mi trovo nella funzione di relatore di un provvedimento così importante, quindi per la prima volta io le ho viste concretamente in atto queste dinamiche e le confesso che essendo io un po' all'antica e avendo nonostante tutto e nonostante molti, diciamo così, un'alta opinione della politica, ho avvertito un grande disagio e mi è sembrato doveroso prendere la parola in aula in sede di replica al termine della discussione generale e mettere in evidenza questo problema. Il problema è che, pur essendo consapevole che attraversiamo una fase di crisi della politica, di crisi del sistema politico, viceversa non avremmo una maggioranza così ampia e un presidente del Consiglio che non viene dall'esperienza politica, ma dal mondo come dire, della tecnica, e sapendo che le burocrazie di per sé, insomma, ho studiato Max Weber, Crozier, Merton, so che le burocrazie rappresentano un potere nel potere e quel potere tende a rigenerarsi e occupare spazi di altri poteri. E però sono capitate cose bizzarre, insomma, abbiamo ricevuto lezioni di morale e di politica da un capo di gabinetto che con un evidente disprezzo per il ceto politico si è sentito in dovere di ergersi a moralizzatore, diciamo, della nostra azione, indicandoci con una certa perentorietà quello che si poteva, quello che non si poteva fare, quello che avremmo dovuto fare. Abbiamo trattato la questione delle risorse nel mondo della scuola parlando esclusivamente col capo di gabinetto dell'economia, senza che nessuno avesse pensato come doveroso fare intervenire anche il ministro dell'istruzione e il suo, quantomeno il suo capo di gabinetto, il suo capo dell'ufficio legislativo. Abbiamo avuto un confronto molto duro con la Ragioneria Generale dello Stato, la quale ha posto il veto di fatto dichiarato inammissibile un emendamento in particolare che avevamo concordato col Ministero dell'Economia. Ora, la Ragioneria Generale dello Stato è un dipartimento del Ministero dell'Economia. Si immagina che se un accordo viene chiuso tra il Parlamento, il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Economia, quell'accordo abbia un senso e quel senso politico e istituzionale non possa essere alterato. Invece, col fatto che noi abbiamo messo in Costituzione, unico paese europeo, la regola del pareggio di bilancio, articolo 81 della Costituzione, e col fatto che in questa fase, che è obiettivamente una fase straordinaria ed eccezionale per tante ragioni, la cadenza del PNRR è vitale per il paese, i PNRR hanno dei vincoli abbastanza stringenti, ma non chiarissimi al Parlamento, perché nessuno di noi sa con precisione quali aspettative ha la Commissione europea su ogni singola riforma? Sono tutte cose che ci vengono riferite o dai ministri, quando i ministri sono sufficientemente informati, o più spesso dai loro apparati tecnici, i quali non sempre, diciamo la verità, dicono il vero e alle volte forzano, i vincoli europei per contenere il più possibile e comprimere i margini di autonomia del Parlamento. Senta, senatore, però ecco, a proposito dell'articolo 81 della Costituzione, quell'articolo
ce lo ha messo la politica, non l'ha messo l'apparato burocratico. Non Quindi c'è dubbio. verrebbe, scusi senatore, verrebbe un po' da dire chi è causa del suo mal pianga se stesso, o mi sbaglio? Lei ha perfettamente ragione, non è una giustificazione. Io sono la mia prima esperienza parlamentare, facevo tutt'altro fino al 2018, ma è sempre così, è sempre colpa della politica quando un altro potere invade gli spazi propri della politica, in questo caso del Parlamento. È sempre per una mancanza di dignità, di forza, di fiducia in se stessi che la politica arretra e consente ad altri poteri di sostituirla di fatto. In quel caso la situazione era ancora più straordinaria di quella che stiamo vivendo oggi, ce lo ricordiamo tutti, insomma l'Italia era sull'orlo del default e fu ritenuto di dare un segnale di responsabilità introducendo quell'articolo, quel vincolo di fatto in Costituzione, cosa che tutti gli altri paesi europei avrebbero potuto fare, ma naturalmente nessuno lo ha fatto. E tuttavia, al di là delle responsabilità passate, c'è un problema di credibilità presente, a mio avviso. Non possiamo pensare di delegare le scelte politiche strategiche per il paese all'apparato tecnico amministrativo, che ha una funzione ed è una funzione importante, ma le scelte strategiche del paese devono essere in capo alla politica, perché vuol dire in capo Certo. al corpo elettorale, poi ne rispondiamo noi di quello che facciamo o non facciamo. E rendersi conto che i margini di autonomia della politica sono così limitati non è un bel vedere, perché tutte le scelte che vengono fatte dal governo poi vengono giustamente imputate dai cittadini e dagli elettori al ceto politico, non alla ragioneria generale. Senta, senatore, ancora un'ultima questione. Questo provvedimento ora per diventare realmente operativo, per diventare non soltanto legge scritta, ma per diventare anche azione amministrativa, deve passare attraverso una serie di norme secondarie, tra le quali abbiamo visto anche un DPCM da emanarsi entro la fine di luglio. Ora, siccome nel nostro paese sappiamo che spesso accade che poi la normativa secondaria ritarda, arriva magari quando si è fuori tempo, eccetera, lei che sensazione ha? Lei è fiducioso che davvero la normativa secondaria venga fatta rapidamente e soprattutto venga fatta bene in modo da rispettare anche la volontà del legislatore? Guardi, un acuto osservatore del costume italiano disse che in Italia nulla è stabile fuorché il provvisorio. Quindi viviamo in un paese che tende a non portare a termine le cose e a gestire le fasi transitorie all'infinito. Tutti i provvedimenti di legge che vengono approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale tendenzialmente hanno bisogno di un certo numero di decreti attuativi, che molto spesso richiedono anni per essere attuati realmente e che non sempre completano il loro ciclo. In questo caso però credo che ci sarà uno scatto di reni da parte del Ministero dell'Istruzione, non fosse altro perché il confronto è stato così duro, così chiaro, ma anche così responsabile, per cui il Parlamento continuerà a seguire questo provvedimento, pur non rientrando più nella propria sfera di influenza diretta, lo seguiremo politicamente, eserciteremo tutte le pressioni del caso, qualora fosse necessario esercitarle, affinché i tempi vengano rispettati e soprattutto affinché vengano rispettati gli impegni. Quindi diciamo che la politica, i partiti staranno un po', mi passi questo termine, con il fiato sul collo, non soltanto al ministro, ma anche all'apparato ministeriale, all'apparato amministrativo, all'apparato burocratico, per fare sì che davvero la legge entri in pratica, venga messa in atto. È così? Direi senz'altro di sì, è interesse di tutti. Io credo, e non a caso Draghi ne parlò e ne fece l'elemento centrale del proprio discorso per la fiducia alle Camere all'inizio della sua avventura politica. La scuola è, per
centrale. La riforma della scuola, in questo caso del reclutamento, è centrale per il futuro del paese. Non possiamo dimenticare, ricordarcene solo nel momento in cui c'è da pigiare un bottone. Bene, grazie senatore Cangini, la ringraziamo ancora davvero e ovviamente le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi per l'invito.